Ehi, la ciurma, io sono Mazzetesta e ben ritrovati su Abandon Ship. Come promesso, ci ritroviamo nel punto in cui ci siamo lasciati l'ultima volta. Qualsiasi cosa stia arrivando, arriverà tra pochi attimi. Il Kraken. Non sei preparato per combattere una bestia di questo genere? Allontanalo e scappa. Quando la tua barra di manovra è piena, clicca su Flee per cercare una disperata ritirata. La barra intorno al bottone si riempirà. Una volta che è piena, la tua nave ce la farà scappare dalla zona. Ok, quindi aspetta un attimo. Allora, tu vai su questo, tu vai su questo. Ok, facciamo il possibile. Aia. Ok, dobbiamo attaccare i tentacoli che hanno preso la nave. Allora, no, lui lo lascerò perché abbiamo bisogno di. Ora scappa prima che possa attaccare di nuovo. Se non scappi in tempo, verrai continuamente attaccato. Sì, ma non posso scappare in questo momento. Allora, tu torna là, tu torna qua, tu torna qua. Non so se possiamo sparare a qualcosa in realtà. Dai! E ci prendiamo un altro attacco violento qua. Cribbio. Cribbio. Ah, tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. Tu vai qua. Ok. Ora possiamo scappare. Vai, 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 vai. Ripara, ripara. Tu butta via dell'acqua, butta via dell'acqua. Anche tu. Ok, via, via, via. Damose, 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 damose. Kraken! Tu attacca questo. Tu. Un Kaiser. Tu attacca questo. E tu attacca questo. Aia! Sì, stiamo scappando, stiamo scappando, non vi preoccupate. Ok. Cioè, non so come abbiamo fatto, cioè, è verosimile che riusciamo a scappare questo. Sei riuscito a scappare, cioè, hai ferito la creatura e sei scappato. In qualche modo senti nelle tue ossa che il Kraken avrà bisogno di tempo per recuperarsi prima di ritornare a caccia. Ma non devi stare tranquilla. Ok. Ok, facciamo questo evento qua. Veloce, veloce. Ok, ci stiamo avvicinando a un vascello del culto. Ci proviamo, di nuovo. Cioè, finora sono state abbastanza fattibili, insomma, come combattimento. Allora, aspetta un attimo, però io c'ho sempre il tizio qua sbagliato. Ah, perché non l'ho fatto. Sì, sono stupido, dovevo farlo prima di entrare qua. Hanno dei cannoni? No, solo dei cannoni di vicinanza. Starboard Battery, che sono queste? No, sono questi i Starboard Battery, credo.
Chain Shot, Grape Shot, Round Shot. Sono dei cannoni che non abbiamo, non so come siano fatti questi. Enemy Sick Bay, Enemy Mats, Enemy Helm. Ah, beh, gli hanno dato il comando. Sparate davanti con questi. E con questo alle vele, ovviamente. Ma questo funziona? Però mi sa che sarà difficile che riesci a colpire qualcuno a questa distanza. La Sick Bay non è messa molto bene. Out of range, infatti. Vieni qua, tanto è pronto quello. Siamo uno in più in realtà in questo momento, quindi. Dai che forse gli tiriamo giù le vele. Sta riparando, eh. Sta riparando, ma forse riusciamo a colpire di più di quanto riparano, ma probabilmente li affondiamo prima. Prossimo colpo dovrebbero essere giù, forse. Non lo so. Sarebbe comodo avere una nave più grande. Qua, per un pelo, al prossimo tiro dovremmo. Scusa, tu, bloccati. E basta, non sparare. Ok, voglio solo. Ah, però no, effettivamente se non gli faccio sparare non. Ok, niente, affondato prima che distruggessimo le vele. Ma perché se non facevo sparare questi non riparavano altre parti, quindi niente. Ok, ma non è stato difficile, anche perché sembra che da lontano non hanno mezzi contro di noi per ora. Allora, riesci a recuperare un po' di barili, tutti con una grande J sopra, scritta su tutti i lati. Dentro ci sono delle cose di valore, lacquered, non so cosa siano. Wooden sparrow carvings, dei sparrow? Oh. Degli intagli di legno di non so che cosa. Il primo barile era molto grande, ma. Dopo, oh, vabbè, la novità ti annoia. Vabbè, 20 cose abbiamo guadagnato. Ok, adesso abbiamo escape through the gate. Ah, io farei una cosa però, allora, facciamo che salvarli in questo modo? Vada. Salviamoli in questo modo e leave combat. Adesso possiamo uscire. Non abbiamo più altro che possiamo prendere qua nella mappa, vero? No. Perché quelle cure là purtroppo le abbiamo spese stupidamente. Ok, possiamo andare qua o altri posti non conosciuti, che però avremo bisogno degli altri gate, probabilmente, per arrivarci. Allora, ora che il pericolo è passato, la ciurma ti bombarda con domande. Ti senti responsabile e devi condividere un po' di quello che conosci. Quella creatura, il culto la adora, è parte di quello che loro chiamano il grande progetto. Riconcentri a raggiungere un porto più in fretta che sia umanamente possibile per la loro salvezza e per la tua. Il mal di testa ti continua, cioè no, si allontana un po' e realizzi che non ricordi un periodo in cui non ce l'avevi. Ti senti un po' più te stesso e ti chiedi. Come farai a allontanare il male del tutto? Le mappe che hai trovato nella cabina del capitano mostrano che ci sia un porto vicino. Terra, al sicuro da quello del mostro infernale.
Allora, dobbiamo trovare un porto dove essere al sicuro. Ok, la freccia sopra la nostra nave ci indica un punto di interesse vicino. Ma non ti indicherai le cose che sono ancora, che, no, che sono state scoperte dal Fog of War. Ora, se la segui ora ti porterà al porto più vicino. Allora, quindi noi non sappiamo niente di quel porto, però abbiamo un'idea che c'è qualcosa di vicino, perché probabilmente lo vediamo dal cannocchiale, no, ben lontano. Ecco qua un porto. Vai. Ora che la nave è attraccata, la ciurma sembra riluttante di separarsi. Dopotutto, sarebbero ancora prigionieri dei cultisti, o peggio, senza di te. Suggerisci una bevuta insieme nella taverna più vicina. Il primo giro è solenne. Con ognuno che non riesce a smettere di parlare delle sue cose. Un altro giro? E i giri continuano e la tensione si placa con un altro boccale che è svuotato sul tavolo, la ciurma ti fa delle promesse di vita. Ti riesci ad assicurare una stanza a poco prezzo con molti letti sopra, al piano di sopra. Una volta che ci avrai, cioè che sarà passata la notte, probabilmente riuscirete a separarvi. La tua testa fa male, molto più di quello che dovrebbe. Il disagio si affanna dentro il tuo corpo. La birra pesante è una storia diversa dal vino cerimoniale, cioè una cosa diversa. Diciamo che concludiamo così, sì. Tentacoli che arrivano da ogni angolo, nessuna fuga. Loro predicono ogni tuo movimento. Attratti da te come una bussola al polo nord, si avvolgono lentamente intorno a te e ti portano inesorabilmente giù, 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 più a fondo e più a fondo. Salti in piedi, sveglio, con la testa dolorante. Il rumore probabilmente, eppure sembra che ci sia qualcosa di più familiare di quello, ma più insidioso. Qualcosa in te scappa fuori come un urlo. E quindi fai cioè un urlo irrazionale. La tua ciurma si sveglia appena la porta salta fuori dai suoi cardini. E due forme ombrose attraversano il passaggio. Prendiamo le armi. Fortunatamente nessuno della tua ciurma viene ferito, ma la tua testa continua a far male. I due corpi sono Alifron, una creatura mista, un mix del terrore tra uomini e creature del mare. Degli esseri della superstizione resi reali. Li hai visti prima, ma la ciurma probabilmente non si sarebbe mai immaginata di vederli. Al piano di sotto il proprietario della taverna è morto. I primi accenni dell'alba lampeggiano all'orizzonte. Sfuggi attentamente cioè cautamente tra le strade e torna alla tua nave. Nella tua cabina, delle discussioni arrabbiate sugli Alifron, mentre tu stai in silenzio a contemplare. Tu sai, nel cuore dei cuori, che nascondere non ha alcun senso. La terra che
che nascondersi non ha alcun senso. La terra non ha nessuna salvezza. Il culto non avrà pietà finché non ti avranno. E tutti gli uomini liberi che sono sotto il tuo controllo. Questo è un problema solo risolto da fuoco, ferro e cuori volenterosi. La tua migliore e unica possibilità è di creare una ferita importante al culto, uccidere il Kraken. Di alla tua ciurma quello che conosci. La ciurma si ferma e ascolta attentamente mentre parli. Spieghi che quello che gli Alifron avevano. No, che gli Alifron sono sempre stati fuori, non visti e uccidendo quelli che si avvicinavano troppo alle loro acque da soli di notte. Parli loro dei tuoi mal di testa e di come pensi che ci sia una connessione tra quelle creature, i Kraken e te stesso. Di loro della tua intenzione di combattere. Il tuo piano di andare in offensiva, di tagliare la testa del mostro marino, si incontra con un misto di ammirazione e divertimento. Loro non sono gli eroi delle storie mitologiche di mostri marini. Non puoi forzarli a unirsi a te in quello che sembra una missione suicida. E quindi, nonostante loro rimpiangano, se ne vanno. Sei soltanto tu ora. Hai poco tempo per preparare la tua missione. Il tuo primo passo è di visitare lo shipwright, che non so cosa sia, prima di reclutare altra ciurma. Forse i soldi compreranno una lealtà maggiore. I negozi sono dove puoi comprare nuove armi e upgrade, ottenere supply, risorse, e riparare la tua nave o comprare una nuova. Questi sono i tuoi soldi, le supply, ok. Puoi riparare il tuo scafo cliccando uno di quei bottoni. Il tuo scafo può essere solo riparato in un porto. In questa occasione abbiamo riparato il tuo scafo gratuitamente, ok. Per comprare delle armi e degli upgrade, devi muoverli nel corretto slot della tua nave. Compra questo mortaio, trascinandolo col tasto sinistro, nello slot vuoto della tua nave. Quando si muove sullo slot corretto, lascia il pulsante del mouse per comprare l'arma. Rilasciandolo prima che cancellare l'acquisto. Quindi questo lo mettiamo qua. Ok. Puoi vendere armi upgrade trascinandolo qui, riceverai un costo minore. Aumentiamo il numero di cannoni nelle nostre batterie. Più cannoni equivale a più danno. Clicca il simbolo più in uno dei tuoi cannoni. Ok. Se vuoi fare un reminder di quello che hai sulla tua nave, muovi su uno slot occupato e un tooltip te lo spiegherà. Ora clicca su Highlighted, su questa tab qua, per gli upgrade e le provviste. Allora, ok, qua possiamo comprare e vendere provviste. Section upgrades, ok. Puoi migliorare queste sezioni della nave trascinando l'upgrade voluto nello slot corrispondente. Puoi migliorare le sezioni di armatura, resistenza allo scafo, cioè alle crepe nello scafo e al fuoco, la velocità di riparazione e alla performance. Cioè i miglioramenti di performance possono di essere differenti per sezione. L'elmo caricherà la tua. Cioè aumenterà il riempimento della barra di manoeuvre. Higher masts, i livelli del timone
più alti ti richiederanno, cioè ti faranno muovere più velocemente quando cambi di stanza. Una sick bay migliore è a Helm e l'albero maestro, suppongo. Una sick bay migliore cura più in fretta la cucciurma. Ok, puoi andare a vedere qua che navi comprare, che nuove navi comprare. Quando hai finito, clicca quello per tornare a porto. Ok. Allora, voglio vedere un attimo. Performance, tech reinforcement, fire resistance, costa tutto un botto, mi sa. Ho solo più 120 soldi. Prepare speed. Quindi questo posso muoverlo tipo in queste zone qua e si riparerà più in fretta. Questo resiste di più ai danni di quel tipo, questo quei danni dell'altro tipo, questo ha più danno, resiste a più danno, e questo invece aumenta la performance di quella zona. Ok, vediamo un attimo Shipwright che cosa ci dice qua della nave. Cutter, noi che tipo di nave abbiamo? Ah, possiamo customizzare le zone? Questa è più piccola della nostra. Questa è come la nostra, penso sì, uno schooner. Brig, questo qua ha. No, è più grande, ma semplicemente c'è cioè, le stesse robe della nostra, mi sono. Sì. Uno sloop. Anche questo è tipo la nostra, mi sa, sì. Però più scafo, probabilmente, più storage, e più. Possiamo tenere più ciurma. Qual è la più forte? Man of War. Bestia. E i cannoni possono arrivare fino a 6, 6, 12, 24 cannoni in totale. Più il mortaio qua e i due per lato. No, due mortai. Fichissimi, ci sono un sacco di upgrade slot che si possono mettere. Customize and purchase. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo, tipo. Cosa possiamo. No, questi sono gli upgrade che possiamo fare. Ah, qua dice trasferisci tipo questo qua. Ok. Pure trasferisci questo potenziamento là. Ah, quindi abbiamo già degli upgrade. Ah, abbiamo le pompe dell'acqua che non ci sono di base. Il vince è questa cosa che fa recuperare quelli che sono in mare. E ci fa più visibilità sul cosa. È molto buono anche questo. Qua ci sono un sacco di upgrade interessanti. Ma questi upgrade dove possiamo prenderli? Section upgrade, upgrade and supplies. Ah, questi? Lifeboat? No. Sì. Ah, questa qua non è una campana. C'è una campana per andare sott'acqua. Questa aumenta. Cioè, mette tipo un'armatura. In modo per ridurre il danno. Questa è la scialuppa di salvataggio che non abbiamo. Queste sono le punte in ferro che fanno più danno quando ci andiamo contro. E poi e le altre? Probabilmente non ce le possiamo vendere qua. Ma questo è full armor? Questo non c'è. Questo e questo. Non ci rivendono, ci vendono solo quegli altri quattro, probabilmente in questa zona qua. E ship storage abbiamo solo tre spazi per lo storage. Ok. Ma abbiamo pochi soldi in questo momento, quindi direi che non ci conviene spenderne altri. Abbiamo già potenziato questo e abbiamo messo un mortaio. Va bene così. Ti fai strada fino alla taverna del porto e ti accorgi di un po' di cultisti. Nella confusione generale è facile passare inosservato. È più difficile comunque resistere a tirar fuori cioè a infilare la tua daga in uno di loro. Approcciandoti a una porta di una taverna, tra l'altro per fortuna che non abbiamo bevuto troppo perché avremmo potuto morire, una mano prende la tua spalla.
Ti giri pronto a combattere, ma ti imbatti uno della tua ciurma precedente. Capitano, questi cultisti sembrano. Avercela con noi. Dovremmo essere più salvi insieme ora. Inoltre. Ci dispiacerebbe se fossimo al di fuori delle cantate che riguardano le tue imprese. Ti danno un po' di soldi, così possiamo, si potrà acquistare una mano in più. 90, guadagniamo 94, è molto buono. Cioè, concordi con loro per incontrarvi di nuovo alla nave una volta che avete controllato per altre reclute possibili nella taverna. Ok, puoi togliere il tuo equipaggio e assumere di nuovo nella taverna. Quelli sotto sono la tua ciurma, quelli sopra sono quelli disponibili. Allora, assumi della ciurma trascinandola sopra uno slot vuoto, ok. Allora, qua abbiamo uno da arembaggio, un altro cannoniere, ma non ci interessa in questo momento l'altro cannoniere perché... abbiamo dei physical trait qua. Ah, lui ha una vecchia ferita. Perché quello che è stato colpito l'altra volta, mi sa, eh? Sì. Questo è un navigatore che già abbiamo, questo è un altro che ripara, e questo è uno che cura. Però abbiamo... non abbiamo tantissimi soldi. Ci conviene prenderne un altro, non lo so. Un altro cannoniere? Un altro che ripara? O un medico? Il medico costa parecchio comunque. Proverei comunque a investire sul medico. Vedere un attimo come cambia. Ah, possiamo migliorare il morale con 15 monete. Dove vedo il morale però? Boh, gli altri non sono liberi. Ma proverò a prendere lui. White. Ah no, devo trascinarlo qua. Vai. Abbiamo ancora due slot liberi? No, ok, siamo al massimo. Ok, arriviamo delle navi del culto, quindi dobbiamo andarcene. Molte navi sembrano aver avuto un'idea simile, cercando di scappare dall'arrivo delle navi del culto. Alcuni si fermano, si arrendono, altri... forzano il blocco navale e alcuni invece ingaggiano in combattimenti all'ultimo sangue. Ok, niente, ci arrivano anche addosso, uno arriva addosso anche a noi. Mi sa però che ci conviene vederlo nel prossimo episodio di questo, perché sono già passati 30 minuti. Io vi auguro una buona giornata e vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Ciao a tutti.